Wikipedia, Google. Ecco, ho chiarito la questione. Tutto è andato a posto. Tutto, tranne che la verità. La verità qual è? La verità la conoscete voi, voi che mi seguite. E chi e che vi rendete conto che mentre in tutto il mondo la ricerca si è spostata nel campo specialistico, per cui si sono create tutta una serie di discipline, tutte molto addentro alla realtà, e succede che quando ciò accade poi si perdono i riferimenti interdisciplinari, è comparso a un certo punto il personaggio che vi è di fronte, che rivela un nuovo coraggio verso la sua ragione e la ragione di tutti, per riproporre il tema di una verità perseguibile con la ragione. Lo Spirito Santo della verità fondamentale qual è? L'essere. E l'essere è un verbo che racchiude ogni altro essere. È un contenitore totale, assoluto. In che modo questo essere può tradursi in realtà? Quale strumento astratto ha per portare avanti la sua conoscenza, il suo essere? Ha la purezza della matematica. La matematica, che è usata da tutti come una serva, e se ne servono in tutti i modi, più si addentrano nei servizi vari fatti dalla matematica, più la serviscono a funzioni specifiche sempre più dettagliate, e io sono accusato di avere una matematica così grossolana che si riduce appena all'aritmetica e non va oltre. Ma guardate che questo è l'assunto che fecero gli illuministi quando si accorsero che la ragione si poteva poggiare sulla verità matematica. Non è una novità che vi porto io. La novità qual è? Che la matematica, invece di essere usata come una serva, ecco che usiamo la matematica per realizzare l'immagine del mondo che noi abbiamo. Quindi io ho ripreso il tema che era stato già portato avanti dagli illuministi, ma prima ancora di loro, 5 secoli prima di Gesù Cristo, da Pitagora, quando aveva affermato che il numero è all'origine di tutte le cose. Questo pensiero, messo insieme al pensiero pressoché simultaneo che c'era allora, nei cinque secoli avanti Cristo, a Elea, nella filosofia eleatica dell'essere, hanno fatto sì che l'essere, secondo la matematica,
metteva insieme in un modo magico quello che stava accadendo in Magna Grecia 5 secoli prima di Cristo, ed era il tentativo di determinare il fondamento della realtà, lo stesso fondamento che io ho ripreso quando ho costruito e ho fondato qui a Saronno la nuova scuola italica, chiamandola nuova scuola italica, perché la scuola italica antica era quella, così chiamata, istituita da Pitagora. La novità che è accaduta quando io ho fondato la nuova scuola italica, ho rifondato l'antica scuola italica di filosofia, facendola diventare filosofia della scienza, l'ho fatta qui a Saronno, ed era della scienza perché si poggiava sulla scelta scientifica di introdurre un valore assoluto nella fisica, che poi gli scienziati non si siano nemmeno accorti di aver introdotto questo valore assoluto del ciclo di una esperienza che riguardasse ogni unità della fisica, tanto da creare unità che non c'erano, fondate tutte sulla qualità di essere un decimo del ciclo dinamico di ciascuna. A quel punto, vedete, non occorre più dire uno di questo e asservire il numero a questo. Il numero si sgancia da questo, perché vale per ogni possibile cosa e riacquista quel suo valore di strumento che può essere posto all'origine proprio di un universo infinito come il nostro, che per realizzarsi non ha da fare altro che questo. Posto il tutto come 1 e 10, abbiamo in sostanza 1 e 10, e tutto lo spazio che esiste tra 1 e 10 è un 9 di movimento relativo. Quando l'uomo si accorge di che cosa ha fatto, quando ha fissato tutte le unità della fisica nel decimo del loro ciclo dinamico, si accorge di aver introdotto uno strumento assoluto su cui fondare ogni cosa. E a quel punto si trova il trait d'union tra una percezione di tipo fisico e una percezione di tipo ideale, quando ai numeri si affiancano i valori essenziali dati ai numeri. Un numero, 1, 2, 3, 150, ha la caratteristica di essere quel numero. Come facciamo a sganciarlo dal numero specifico, volendo esprimere ogni possibile numero? Ci viene in soccorso l'alfabeto, perché con la N noi diciamo che N esprime l'essenza del numero. Allora, come il numero ha l'essenza N, così anche ogni altro numero ha l'essenza che è creata da quel numero. A è l'essenza del principio, vale 1, B vale 2, e valgono in questo contesto proprio le 21 lettere dell'alfabeto grossolano italiano, quello che non introduce quei segni che sono introdotti dalle altre lingue che esistono. 21, e c'è la prova matematica che noi, come abbiamo la struttura atomica che si mostra nella fisica, la stessa struttura atomica è piegata a essere capita in modo essenziale, attraverso proprio
gli atomi del linguaggio, che sono le singole lettere. Ecco la nuova speranza di riuscire attraverso i numeri a riproporli all'origine di un tentativo mai fatto nei tempi moderni di una scienza che non sia sganciata dai valori fondamentali dell'esistenza. Lo so che voi che mi seguite lo capite, ma vi rendete conto anche di quanta distanza c'è tra la cosiddetta intelligenza e quello che dico io. Quanti grandi presentatori o organizzatori di settori specifici dei media che vi propongono servizi innovativi sulla scienza, sulla ricerca. Chi vi ha mai proposto quello che dico io? È ancora troppo nuovo per la testa di costoro, ma non per la vostra. Voi siete veramente privilegiati, perché tra tutti coloro che esistono oggi al mondo siete messi in condizione, a tu per tu, con la vostra intelligenza e basta, a esaminare da intelligenza a intelligenza quello che io dico, senza preconcetti, senza che altri modi di intendere disturbino questo. Perché vedete, da Milano a Roma si può andare in mille modi. Se c'è uno solo che usa una strada, ci si può arrivare da tutte le altre parti. Il fatto che io seguo un'altra strada non contraddice il percorso fatto da un altro, ma è un'altra strada. Non potete dirmi che per andare a Roma io non devo passare per Ancona, perché io vado a Roma passando per Ancona. Se tu passi dritto per Bologna, hai scelto quello, ma non puoi dirmi che con quella scelta è sbagliata la mia. Ogni ragionamento va esaminato, vero o falso, sulla base dei suoi soli presupposti. Se io, facendo i miei passi, arrivo a certi risultati, non mi può venire un altro a dire: non conosci cosa ha fatto Tizio, Caio, Sempronio e dove è andato lui. A me non me ne frega un cavolo. Se io, con i piccoli passi della mia intelligenza, della mia ragione, arrivo dove arrivo, ci arrivo. Che gli altri ci arrivino a modo loro o non ci arrivano, non me ne frega un tubo.